Grazie mille, grazie Carlo, grazie agli organizzatori. Magari mi siedo, una chiacchierata. Allora, io innanzitutto penso sia una bellissima iniziativa questa. Ho sempre cercato di partecipare agli incontri con i ragazzi come voi, perché penso che sia importante essere informati. Si sente? Non lo so, dalle ultime file dicono poco. Usiamo il microfono? Va. Lo posso anche tenere. Si sente? Meglio? Ah, noto che ci sono anche professori miei. Ah, che onore. Wow. No, penso sia molto importante essere un po' informati, nel senso, queste sono occasioni sia formative per voi, state scoprendo con queste lezioni un po' cos'è la matematica, ed è questo un privilegio, perché molti non sanno cos'è la matematica. C'è un po' questa convinzione del matematico che serve solamente a dividere il conto a cena quando andate a mangiare la pizza. La matematica è molto di più. Penso, con tutti questi seminari, scoprirete più quanto può essere profonda, può essere creativa, può essere una sfida e può essere un lavoro, cosa che io non sapevo quando ero studente come voi. Fino a 16-17 anni facevo il mio liceo classico, molto tranquillo, l'obiettivo era portare a casa il voto, e finché a un certo punto ho scoperto le Olimpiadi della matematica. Per me è stato un incontro importante perché ho visto un po' la matematica da un occhio diverso, ho visto la matematica come una, non so, un processo più complesso che semplicemente imparare regole e applicarle, ma in cui veramente ci devi mettere qualcosa di tuo. A volte era comunque capire come combinare dei teoremi noti in maniera però non ovvia, non standard. Altre volte era proprio inventarsi una soluzione dal nulla. E poi alla fine fare ricerca in matematica è una versione più evoluta di questo, però io alla fine questo faccio da anni e questo fanno i miei colleghi. Si tratta di risolvere problemi a cui purtroppo la differenza è che quando vi danno esercizi voi sapete che una soluzione c'è, perché di solito dice dimostrare che nel caso quando fai ricerca non sai veramente, neanche veramente dove devi andare a parare. C'è un processo un po' più complesso. E, però appunto nel mio caso questo incontro con l'Olimpiadi di matematica fu molto importante perché mi portò a scoprire un nuovo mondo. E incontrai tanti ragazzi appassionati che iniziarono a parlare poi della possibilità di provare a entrare in normale. Io non ci ho mai pensato, perché da romano che sono, alla fine ci sono tre università a Roma, non è che pensi così di cambiare città. Non pensavo di avere molte speranze, però l'unica cosa che ho imparato forse, cioè una delle cose sicuramente che ho imparato rendendomi dalle Olimpiadi, ci vuole anche un po' di sacrificio per riuscire a risolvere, cioè già per le Olimpiadi serve un sacrificio per imparare a risolvere quei problemi. Non sono problemi standard, non sono problemi che uno li va là, improvvisa, perché è più intelligente li risolve. Cioè, il talento sì, è importante, però poi la realtà è che ci vuole anche dedizione e bisogna anche, ci vuole anche uno spirito di sacrificio, perché all'inizio è anche una forma, un modo di pensare diverso a quello a cui siamo abituati. Quindi io iniziai a guardare i problemi di matematica, soprattutto poi quelli di fisica, per entrare in normale. La realtà è che li guardi e dici non li farò mai, cioè almeno questa era stata la mia reazione. Si può reagire in due modi nella vita, cioè o uno guarda un problema difficile e dice non lo so fare e deduce da questo che non è in grado di farlo e quindi abbandona la sfida, oppure dice non lo so fare adesso, vediamo se tra un mese ancora non lo so fare. Voglio darmi una possibilità. Quindi cosa faccio? Prendo il problema, ci provo, non ci riesco perché nessuno mi ha mai spiegato come si possono fare, quindi non è che dal nulla ti inventi, però mi guardo la soluzione. Guardo la soluzione e ci metto magari anche un bel po' a capirla, però alla fine a un certo punto ha senso. Quindi dici, ah, però questo è il processo. Provo a fare il secondo, ci riprovo, non ci riesco, mi riguardo la soluzione. Terzo, quarto, quinto, dal sesto miracolo non l'ho risolto, ma almeno l'inizio del ragionamento l'avevo azzeccato. E quello ti dà un po' di fiducia. E continui, 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 finché a un certo punto inizia a risolvere anche un esercizio intero. Questo è un processo che avviene sempre. Cioè, ora, nel mio caso, sto prendendo l'esempio delle Olimpiadi, però poi pure all'università, che sia matematica, fisica, ma tantissime altre facoltà che non devono necessariamente essere queste, io via
ci sono gli esercizi e li puoi vedere, questi sono esercizi che all'inizio sembrano impossibili e puoi reagire in due modi, appunto, prenderla su di te, pensare che non sei in grado, o prenderla come una... accettare che ci sono esercizi difficili e prenderli come una sfida. Soprattutto, questa è una cosa che ho notato poi negli anni molto di più anche da docente, c'è una grossa differenza in questo tra ragazzi e ragazze, statisticamente, senza voler entrare... Il maschio ha questa tendenza più di dire se un esercizio non mi è riuscito è difficile, qualcosa... ho detto qualcosa di sbagliato. Si stanno ribellando dall'alto, non lo so. I ragazzi hanno una tendenza maggiore a pensare che se un esercizio non gli riesce perché è difficile e quindi va bene, la ragazza ha più tendenza a volte di dire se un esercizio se non riesco a fare un esercizio è perché io non sono in grado. Quindi si prende sul personale e nel momento in cui uno prende una qualunque sconfitta sul personale ci sta mettendo un peso da 90 sopra alla sconfitta e la sta prendendo nel modo purtroppo sbagliato, nel senso come proprio psicologicamente un fallimento, mentre in verità non c'è niente di male non riuscire a fare le cose. Io stesso, come ho detto a volte, molto spesso anche in interviste, per ogni problema che uno per ogni articolo che uno riesce a scrivere, in cui scrivendo un articolo ha risolto un problema aperto, ce ne saranno almeno 10 o 15 che sono rimasti là nel cassetto e stanno ancora là nel cassetto perché non ci sei riuscito a risolverli. E puoi prendere questa sconfitta come una sensazione di fallimento, prendere questa una sconfitta come dire beh, non l'ho risolto io, tanta altra gente non c'è riuscita, magari a un certo punto qualcuno ce la farà, buon per lui, ed è poco grave, non è un problema. Soprattutto una cosa che ho scoperto è che sempre di più con esperienza è che dalle sconfitte si impara tantissimo, dal fallimento, perché in verità le cose che sapete fare a un certo punto le sapete fare, quindi diventano automatismi. È proprio le cose che non sapete fare che voi imparate. Quindi questo come messaggio di vita. Comunque, tornando un po' nel mio caso, studiai, mi ricordo ancora quando venni, penso proprio addirittura in quest'aula, potrebbe essere una di queste, dove non so com'è attualmente, ma nei miei tempi, insomma, il concorso di ammissione normale veniva svolto nell'aula del dipartimento e quindi provai lo scritto, prima quello di matematica, chiaramente appena finito dissi, non entrerò mai, un disastro, questa sensazione, però mi dissi, vabbè, comunque ci provo anche domani, andiamo a fare anche fisica. Notte abbastanza insonne, venni per fisica, e poi tornai a Roma sconsolato. 10 giorni dopo ritornai perché volevo provare anche il Sant'Anna, stavo dicendo, beh, proviamo per ingegneria, ora vediamo poi cosa farò della mia vita. E in quell'occasione andai normale, e erano affissi i risultati e scoprì di essere ammessa all'orale. E quello fu per me un po' la rivelazione, perché in verità non mi era chiaro se cosa volessi fare, matematica, fisica, ingegneria, poi la vita è fatta di tante sfaccettature, le scelte, cioè non a tutti è chiaro il proprio percorso ed è pure giusto così. Nel mio caso fu in quel momento che ero rimasi così contento all'idea di essere stato ammesso in normale che mi dissi, ah no, io voglio fare matematica perché questo momento di gioia che ho provato è troppo grande, non so, mi stupì me stesso. E mi disse, anche se non entro in normale, non è un problema, ci sono ottime università in giro per tutta Italia, nel mio caso sarei rimasta a Roma, penso, ma più per una ragione di praticità, e avrei fatto matematica ovunque, comunque ero arrivato a questa conclusione. Comunque, la storia è andata diversamente, sono entrato, ho superato l'orale, e niente, ho passato comunque 4 anni della mia vita su questi banchi, tutti i giorni, sono stato molto fortunato perché devo dire, ora, a parte che ci sono tutti i professori qua, però ve lo dico sinceramente, cioè ho avuto ottimi docenti qua, l'Università di Pisa è veramente da una formazione fantastica, perché poi io sono un normalista, ma non va dimenticato, i normalisti sono anche studenti dell'Università di Pisa, quindi noi seguivamo tutti i corsi qua e poi c'erano i corsi normali aggiuntivi che dovevamo seguire. Come uno poi scopre, forse ne avete sentito parlare, esistono questi programmi di scambio, spesso chiamati Erasmus, questi programmi che permettono un po' di passare il tempo all'estero. Gli studenti dell'università di solito usano questi, nel caso della normale abbiamo degli accordi un po' speciali con le altre normali francesi, perché esistono versioni francese della scuola normale, quindi nel mio caso io andai a Lione all'École Normale, uno scambio di 6 mesi che poi mi ha portato a conoscere un secondo mondo, quindi... nel mio caso,
è stato estremamente importante, come esperienza. Io in generale consiglierei a chiunque di fare un periodo all'estero, ora che possa succedere durante la, forse durante la triennale è presto, però durante la magistrale può essere una bellissima esperienza. E nel mio caso feci così, 6 mesi, tornai, laureato al Pisa, e poi dopo la laurea uno può decidere che fare della propria vita. Ci sono molte persone, ormai, guarda, ora non so, ora alcuni di voi vorranno fare matematica, altri no. Io vi dico, adesso la matematica sta diventando sempre di più una laurea che permette di andare subito anche nel mondo del lavoro. Cioè, mentre prima magari la laurea in matematica era vista come una laurea principalmente o per insegnare all'università o per insegnare nelle scuole, adesso vedo sempre di più, come pure all'estero, una laurea in matematica si può andare direttamente nel mondo del lavoro. Principalmente lo vedo attualmente soprattutto nel mondo della finanza, nel mondo delle banche, quindi di questo tipo, mondo più informatico, Google, Microsoft, tutte queste aziende assumono tantissimi matematici. E comunque, diciamo, questa idea di ricerca pura che si svolge in università è sempre più apprezzata anche a livello comunque del privato. E comunque, niente, nel mio caso io ero felice nell'università, mi sentivo a mio agio e decisi di provare il concorso di dottorato, quindi questo periodo in cui si inizia a fare ricerca. Quindi qua si cambia un po' mondo, perché un conto è studiare, un conto è fare ricerca. Uno può essere un bravissimo studente, però nel mondo della ricerca è un po' diverso. Il vero problema, cioè, allora, a parte, io penso, non è solo una questione di potenzialità, non è vero, cioè gli studenti poi sono, c'è tantissima gente brava, però nel mondo della ricerca una cosa che ho scoperto molto di più è la frustrazione. Ora, non bisogna manco raccontare le storie. Allora, l'università ci dà una libertà enorme di studiare dei problemi puri, che poi la matematica pura è una disciplina importante. Soprattutto in matematica noi studiamo un problema magari per anni per risolverlo. Un conto è l'esercizio che me lo dai, lo devo risolvere per il giorno dopo, per la settimana dopo, e se proprio non trovo la soluzione, il professore mi dà la soluzione e mi sento meglio. Un conto è questo problema aperto a cui devo dare una risposta io. Non è facile, però può essere molto molto soddisfacente. E io a chiunque, diciamo, ha un interesse nella matematica, la matematica pura, passione, consiglio a tutti il dottorato, voglio dire, perché penso sia una bellissima esperienza. Però, voglio dire, va detta la realtà, nel senso, vedete le cose come stanno, perché poi bisogna gestire questa situazione, ma è giusto dirlo che c'è, perché è normale per tutti, cioè non c'è niente di male a essere frustrati, cioè, poi, se no uno passa sempre l'idea che gli altri sono tutti intelligenti e noi siamo quelli stupidi perché magari abbiamo momenti più difficili. Comunque, nel mio caso, diciamo, il dottorato poi andò molto bene, quindi, però il periodo iniziale fu duro, poi mi sbloccai relativamente velocemente e poi iniziò la mia carriera, prima in Francia, in questo l'occasione dell'Erasmus giocò un ruolo importante, poi in America, decisi comunque giovane di intraprendere l'esperienza americana, e stata molto formativa, e poi niente, da 2 anni e mezzo ho deciso di tornare in Europa e ora sono a Zurigo. Quindi ho fatto un po' vari giri per il mondo. Quando è stato proposto di venire qua, ho accettato un grande entusiasmo. All'inizio pensavamo di fare una lezione, un po' come avete visto le altre. Poi la realtà è che ultimamente ho incontrato spesso studenti come voi, e a volte io ho iniziato a dire: avete qualche domanda per me? E poi di solito si andava avanti per tranquillamente per molto tempo. Ho visto un po' quello il programma delle vostre lezioni, ho visto già che vedete cose eccellenti, non avete veramente bisogno della mia lezione, ma invece preferivo più avere un incontro un po' personale con voi, in cui, non lo so, lasciarvi un po' spazio anche per domandarmi un po' quello che volete, se posso in qualche modo essere utile, quindi un po' un incontro diverso, un po' appunto trasversale su cosa vuol dire essere matematico, su cosa vuol dire fare ricerca, su cosa vuol dire qualunque cosa. Quindi ho voluto fare una piccola introduzione, un qualche piccolo messaggio, sicuramente non ho detto tutto, poi non mi sono preparato una scritta dettagliata,
Però niente, ci terrei veramente di approfittare di questo momento per chiedete quello che volete, insomma, non siate timidi. La matematica è molto varia, molto ampia. Diciamo, si può provare a dividerla in macro aree, dalla geometria all'algebra, più teoria dei numeri, all'analisi o alla probabilità, diciamo, poi con tante sfaccettature all'interno. Dopo vari dubbi da studente, a un certo punto mi decido di indirizzarmi verso l'analisi. Un problema che mi affascinò molto durante la mia laurea magistrale, che poi usai come argomento per la mia tesi di laurea, fu il problema del trasporto ottimale. Il problema del trasporto ottimale è un problema che ha un'origine molto antica, in verità. Nel 1700, fine 1700, Gaspard Monge, un matematico francese, si pose questa domanda. Dice, io ho delle miniere, queste miniere producono del materiale, edile, e voglio costruire delle fortificazioni, perché... ricordiamo la Francia a fine 1700 era in momento espansionistico con Napoleone e quindi vogliamo costruire fortificazioni per creare degli avamposti di guerra. E la domanda pratica era, ok, esiste in maniera astratta una maniera ottimale di trasportare il materiale dalle miniere alle fortificazioni? Ora, Gaspard Monge, innanzitutto bisogna decidere cosa vuol dire ottimale. Come da bravi matematici bisogna formalizzare i concetti. Ottimale non vuol dire nulla. Ottimale per Monge voleva dire se io voglio trasportare un oggetto dal posto X al posto Y, pago un costo, e per lui il costo era la distanza da X a Y. Quindi il costo è proporzionale alla distanza. Quindi se voglio portare un oggetto da Roma a Napoli pago 200, circa 200 km, se voglio portare da Roma a Milano pagherò 500 e così via. A quel punto bisogna chiedersi ciascun elemento, diciamo, questi materiale puro, chi va dove. L'idea è che abbiamo tante miniere in giro, diciamo ora in Italia, tante miniere in giro per l'Italia, vogliamo creare degli avamposti, magari nel nord Italia, sud Italia, dovunque sia, e bisogna decidere per ciascun avamposto, che ne so, ciascun avamposto avrà bisogno di tot tonnellate di materiale, quale miniera deve fornire materiale a quale avamposto. Poi però è più complesso, perché magari una miniera può produrre al più 50 tonnellate, quindi magari per quell'avamposto quelle 50 tonnellate non 100 tonnellate non possono venire tutte da quell'avamposto, quindi devo usare un altro po' di miniera, ma l'altra miniera ne produce 70, quindi magari 50 gliene manda, ma le altre 20 devono andare da un'altra parte, e così via. È un problema di ottimizzazione. Monge alla fine fece uno studio teorico abbastanza... a posteriori elementare per quello che sarebbe la matematica del tempo, però lui capì una cosa interessante, capì questo concetto, e ve lo posso anche spiegare, è comodo, c'ho la lavagna. Diciamo che voglio trasportare qualcosa, che tutto il mio materiale si trova qua, in questa zona. Il materiale deve arrivare in quest'altra zona. Ora, l'osservazione molto semplice di Monge, quindi devo decidere per ciascun punto, diciamo qua ho una particella di materiale, x, e devo decidere in quale punto mandarla, di tutte. L'obiettivo cos'è? È quindi decidere che il punto x verrà mandato in un altro punto, perfetto, grazie, che chiamerò t di x, quindi è l'immagine, t perché t è trasporto, t è il trasporto, quindi t di x è il punto dove x viene mandato, e l'osservazione semplice, uno può dire, ok, se io ho x e magari ho un punto y, e ho il punto t di y da qualche parte, questo non è possibile, che x e y, t di x e t di y siano disposti in questa maniera. Per quale ragione? Qual è il problema qua? Che se io prendo il segmento che congiunge x e t di x, e prendo il segmento che congiunge y a t di y, potete notare che i segmenti si sono incrociati. X e y, questo segmento incrocia quest'altro. Ora, quant'è il costo che io sto pagando per trasportare questi due punti? Il costo è la distanza, quindi il costo è x meno t di x più y meno t di y. Questo è il costo per trasportare il primo punto e questo è il costo per trasportare il secondo punto. Se ora guardo quest'altra opzione, cioè mandare
x in t di y e mandare y in t di x, io affermo che è più conveniente. E la ragione è semplicemente la disuguaglianza triangolare. Per quale ragione? Perché x meno t di x più y meno t di y non è nient'altro che la lunghezza di questo segmento fino a questo punto più la lunghezza di questo segmento, e il secondo mi dà la lunghezza di questo segmento e la lunghezza di questo segmento. Quindi quello che sto pagando è la somma di 1, 2, 3 e 4. Però per disuguaglianza triangolare la lunghezza di questo più questo è maggiore della linea tratteggiata e la lunghezza di questo più questo è maggiore di quest'altra linea tratteggiata. Quindi il costo è maggiore di x meno t di y più y meno t di x. Quindi questo, la x, non è ottimale. Quindi lui quello che scoprì è che quindi i punti non si può, quindi questo doveva essere t di x e questo doveva essere t di y. Quindi così, la frase è che i raggi di trasporto non si incrociano. Quindi a quel punto disse: ah, quindi se i raggi non si incrociano, se un punto x viene mandato in t di x, un punto y, diciamo, viene mandato in t di y, ma allora cosa succede a un punto che magari sta qua, subito sopra? Un punto qua non può andarmi qua sotto, perché sennò incrocerebbe, quindi deve stare qua sopra, quindi deve stare da qualche parte qua sopra. Stessa cosa che sta subito sotto, deve rimanere sotto. Quindi iniziò a capire da questo che in verità il trasporto avveniva su una serie di... uno poteva disegnare una serie di raggi che non si dovevano mai incrociare, unidimensionali in verità, che vanno fino alla fine, che determinano dove mandare i punti. Quindi in qualche modo tutto il problema diventa un problema di identificare questi raggi lungo cui avviene il trasporto. E poi, diciamo che a quel punto, una volta che guardo un singolo raggio, qua, posso dire, ok, ora prendiamo due punti sullo stesso raggio, quindi ora un punto qua e un punto qua, x1 e x2. Ah, sembra un quadrato, x1, x2. A questo punto posso decidere, cioè ora li devo mandare su questo raggio e magari manderò, devo solamente fare un problema, diventa un problema di una dimensione, cioè questo segmento mandarlo su questo segmento. E quindi a quel punto dirò, beh, x1 andrà su un certo t di x1, x2 andrà su un certo t di x2, si risolve, ora non lo sto risolvendo, però il problema è, l'ha ridotto a un problema nel piano, due dimensioni, a un problema unidimensionale in cui si diventa solo il problema di capire lungo ciascun raggio che succede. Questo è come ragiona un po' matematico, cioè inizia a estrarre delle informazioni per semplificare un problema, da due dimensioni ci siamo ridotti a una dimensione e poi capire unidimensionalmente cosa fare con questo trasporto. Questo fu il contributo di Monge. Siamo a fine 1700. Questo poi è continuato la storia per tanto tempo. Abbiamo dei contributi di Kantorovic nel 1900 che l'hanno portato al Nobel per l'economia nel 1975. Sempre per studi sul trasporto ottimale, e la cosa che mi affascinò fu un'altra a me. Ora, ogni posto, ogni città ha le sue tradizioni, anche per la matematica. E io da pisano e normalista ho conosciuto una tradizione legata a Ennio De Giorgi, un matematico molto famoso dello scorso secolo, vissuto qua nel 1900, era professore in normale, e aveva molto studiato problemi geometrici lui, soprattutto delle cosiddette superfici minime. Il risultato più classico, che posso anche enunciarvi, sto facendo più, è la disuguaglianza isoperimetrica. È la ragione per cui le bolle sono rotonde. O la ragione per cui voi, magari, quando costruite una città, vedete spesso che i perimetri, le città hanno questa struttura ad essere a cerchio. Alcuni di voi forse si ricorderanno, avranno sentito parlare della leggenda di Didone. Didone arriva sulle coste dell'Africa, vuole fondare la città, gli viene offerto tanta terra quanta ne poteva ricoprire con una pelle di bue, tagliò il bue in tante striscioline sottili, le cucì insieme, fece una bella corda molto lunga
E quindi Didone, con un pezzo di corda molto lungo, si pose il problema di racchiudere l'area maggiore possibile, all'interno del quale costruire poi la città di Cartagine. E nel caso di Didone, lei si trova sulla costa, eravamo sulla costa dell'Africa, quindi diciamo ho un pezzo di costa, ora lo disegno così, ho una corda lunga 1 chilometro e mi chiedo che forma darà la corda per racchiudere l'area maggiore. Potrei fare così, magari, e costruire la città qua dentro, ma la cosa migliore da fare è fare un bel semicerchio. Il semicerchio tra tutte le... Se questa corda, diciamo, è 1 chilometro, e questa pure 1 chilometro, quest'area è maggiore di quest'area. Cioè, a parità di lunghezza, sto racchiudendo l'area maggiore possibile. Questo è se voi siete sulla costa. Se siete nell'entroterra, non avete la costa a cui appoggiarvi, e quindi avete il vostro cerchio di 1 chilometro e fate un bel disco. La disuguaglianza isoperimetrica è semplicemente una formula matematica, in verità, che dice semplicemente questo è un teorema, non è empirico, è vero, è un teorema matematico che vi dice tra tutte le figure, diciamo, guardiamo il problema all'interno, quindi questo caso, vi do 2 figure, anche questo è 1 chilometro, tra tutte le figure nel piano che posso delimitare con una corda lunga 1 chilometro, la figura che ha l'area maggiore all'interno è il disco. Questo è un teorema di matematica, dimostrato più di un secolo fa. A quel punto però voi potreste chiedervi, da bravi ragazzi curiosi, questo è nel piano, ma che succede nello spazio? Noi abbiamo un oggetto a 3 dimensioni. Quindi il problema nello spazio diventa... Allora, qua cosa stiamo facendo? Il problema che stai cercando di fare è massimizzare l'area a volume fissato. L'area dell'oggetto a lunghezza del perimetro, quindi lunghezza del perimetro fissata. Quindi state massimizzando l'area all'interno fissando che la corda è lunga 1 chilometro. Questo è equivalente, cioè è la stessa cosa, che minimizzare la lunghezza del perimetro ad area fissata. Quindi o dite la corda è lunga 1 chilometro e voglio l'area maggiore possibile, o dite l'area che voglio racchiudere è, non lo so, 5 km quadrati e voglio usare la lunghezza minore possibile. È lo stesso problema matematicamente. Cioè, otterrete lo stesso oggetto. Ora, perché ve l'ho formulato così? Perché cosa succede quando voi da bambini avete giocato con le bolle di sapone? Se voi prendevate le bolle di sapone, avevate il vostro tubicino, che riempivate con del sapone, iniziate a soffiare nel cerchietto, e a un certo punto questa bolla si stacca dal cerchietto, si chiude, e a quel punto avete un oggetto, formato dalla superficie del sapone, che racchiude una certa quantità di aria. L'aria all'interno è l'aria che voi avete soffiato, quindi l'aria all'interno della bolla di sapone è fissata dal momento in cui la bolla si è chiusa, l'aria non può più uscire né entrare. A quel punto però le molecole del sapone tendono a voler minimizzare l'energia del sistema. Questo è un principio fisico generale, cioè si fa sempre uno stato a minore energia. È la stagione per cui noi cadiamo se manca il vuoto, no? Cioè, perché ho minore energia potenziale. Sempre la stessa cosa. Nel caso di bolle di sapone, l'obiettivo è minimizzare l'energia di tensione, che è l'energia di tensione per una bolla di sapone non è altro che l'aria della bolla di sapone, questo per considerazioni fisiche. Quindi la bolla di sapone, tra tutti gli stati, tutte le forme possibili che può assumere, decide di modellarsi verso stato a minore energia. Stato a minore energia è lo stato che ha l'aria minore a volume fissato, perché la quantità di aria all'interno è fissata, e questo stato è la sfera, perché le bolle di sapone sono rotonde. Quindi la sfera, questo oggetto tridimensionale,
è la soluzione di questo problema, dell'analisi di questo problema in tre dimensioni. Poi se uno fa un po', inizia a giocare un po' con la matematica, può fare anche 4, 5, 6, 7, 8, 10 dimensioni e così via. E dimostrare questo è più complicato, non è come dimostrarlo nel piano. Infatti la dimostrazione rigorosa degli anni 50 dovuta a De Giorgi. E quindi io da studente a un certo punto ho scoperto esisto questo teorema matematico che spiega la forma di Bose-Abelone, però proprio matematicamente personalmente l'ho trovato un bel teorema. E sempre in quel periodo scoprì delle belle connessioni. Per esempio scoprì che una maniera di dimostrare quel teorema era usare il trasporto ottimale. Ora, la dimostrazione inizia ad andare un po' più sull'avanzato, però la cosa bella era che la matematica può essere molto interconnessa, tante cose. E io scoprì che il trasporto ottimale, uno strumento che in sé stai trasportando, che c'entra con il bollo di sapone, può essere usato per dimostrare altri teoremi. Questo non è dovuto a me, parliamo di dimostrazione tra gli anni 50 e gli anni 80. E ne rimasi molto affascinato. L'idea in quel caso è questa astrazione, dice ok, cosa devo trasportare? Trasporto le particelle, fisicamente sarebbe trasportare le particelle d'aria dalla bolla rotonda, da una bolla qualunque, diciamo da un oggetto qualunque, prendo un oggetto tridimensionale, prendo le particelle da quel composto, lo penso un oggetto pieno, prendo la sfera e trasporto le particelle, come nella maniera più economica possibile. Risolvo il problema del trasporto ottimale tra due forme diverse. E notare che Monge aveva deciso che il costo era la distanza. Io posso scegliere il costo che voglio. Questa è pure... Io non ho nessuna ragione di mettere distanza, quella l'ha scelta lui. Infatti per il trasporto, per questa dimostrazione di bollo di sapone la gente ha usato il costo al quadrato. X meno Y quadro. Ora, andremo un po' troppo lontani. Però io, quindi da studente, ho iniziato a conoscere tutte queste connessioni, mi sono molto affascinato e quindi mi sono gettato su questo campo dell'analisi che usa... Questi sono problemi di cosiddetti calcoli di variazioni, in cui avete un oggetto, in questo caso volete minimizzare il costo totale di trasporto, cercate dei minimi, degli oggetti ottimali. D'altra parte, con un interesse comunque anche alla geometria, le bolle di sapone, e cercate soprattutto metodi analitici per risolvere problemi geometrici. Quindi questo è stato poi l'inizio della mia storia. Ho lavorato per molti anni su questo, sul trasporto ottimale, le sue connessioni a... diciamo, problemi di questa natura, forse. E penso, forse, non voglio dilungarmi di più perché sennò poi parto per la tangente, anche nei tempi. Sì, avuto difficoltà, sì, per fortuna non durano troppo. Allora, nelle Olimpiadi della Matematica, che poi fu per me l'inizio un po' di questa avventura, non sono richieste conoscenze avanzate. In verità poi non c'è una vera differenza tra formazione classica o scientifica, perché poi il tipo di conoscenza che è richiesta è più geometria, di combinatoria, un po' qualche cosa di algebra, cose che mi sono messo un po' a studiare da solo, ma in ogni caso non fanno parte dei programmi scolastici. Quindi in quello non ho avuto troppi problemi. Nel mio caso, poi per entrare in normale, il mio grosso problema era soprattutto l'esame di fisica. E là, santa buona forza di volontà, mi presi il libro di fisica del liceo scientifico e provai almeno a colmare quello che potevo. E questo fu il mio regalo di post-maturità a me stesso. E poi, diciamo, il problema... diciamo, una volta poi entrare in università non è un problema. Chiaramente all'inizio il mio problema era più una cosa psicologica, nel senso che uno arriva all'università, in realtà è che tutto quello che non si è fatto al classico e si è fatto allo scientifico, il primo semestre si ripete praticamente, nel senso comunque il corso di analisi del primo anno ricopre tante cose, lo studio di funzioni, tante cose che uno vede negli ultimi anni di liceo scientifico vengono rivisti in maniera più approfondita all'università. Quindi comunque un corso di laurea parte con l'idea... che esistono gli studenti del classico hanno il diritto di venire. Ora, il problema chiaramente è, di nuovo ritorno un po' all'inizio, come prendi le difficoltà, nel senso che all'inizio può essere scoraggiante vedere che gli altri sanno fare tutto e tu ancora non sai fare nulla, soprattutto se iniziano a dare magari esercizi
che magari sono standard per lo scientifico, io soprattutto lo vidi per analisi, da uno studio di funzione, magari vedo tanti ragazzi dello scientifico dicevano ah sì sì, questo è sempre il solito studio di funzioni che ho fatto per un anno, quindi non era questo grande problema, e te dici sì, ma da dove comincio? Cioè, cioè partiamo dall'ABC, qua tutti sanno tutto che devo fare, io mi mancano gli step. E lì, nel mio caso, dissi, alla fine, ho affrontato il problema, uno ha perso in partenza, no? E la cosa buona è che comunque ho trovato gente molto disponibile, soprattutto era strutturata molto bene qua, io per ogni corso c'erano esercitazioni, gli esercitatori ci davano gli esercizi e poi avevano delle ore di ricevimento. Quindi ricordo nel mio caso, per chi si ricorda, Ariela Briani, che era collega qua tanti anni fa, ora sta in Francia, e andare nel suo ufficio e dissi, guardi, io non ho la mia idea di come cominciare, quindi se mi dispiace sono venuto perché non so come si facciano sui funzioni. Lei si è messa là e spiegava a me, come altri ragazzi magari che erano venuti insieme a me a ricevimento, e niente, poi la realtà è che dopo già un semestre il problema non si pone più. In verità, a posteriore ho notato un vantaggio, perché io poi durante il mio dottorato di ricerca ero qua a Pisa e per un anno, cioè durante il primo semestre, ero io esercitatore a ingegneria edile e architettura, sia per analisi che per geometria. E c'erano ottimi ragazzi, veramente in gamba. E il primo messaggio che gli dissi a loro, anche se voi sapete le cose, mi raccomando, fate gli esercizi. Non pensate che perché le sapete già fare non vi esercitate, perché poi l'esame a fine anno lo pagate. Alcuni mi hanno ascoltato, erano i migliori, io mi ricordo sempre quei due ragazzi in prima fila. A fine esame tantissimi ottimi voti e quelli non mi hanno superato il 10. Perché erano convinti, questo sì lo so fare, a questo sì lo so fare, a questo sì lo so fare, arrivi a fine anno e la realtà è che non è la stessa cosa, cioè l'esercizio ci vuole. Quindi in questo, il classico aiuta, perché non ti dà la spocchia di pensare di già sapere le cose. Quindi in quel caso può essere positivo. Quindi un altro consiglio che vi do sempre, non pensate solo perché lo sapete fare, non è giusto esercitarsi. L'esercizio è fondamentale, vi dà sicurezza e soprattutto vi toglie, in qualunque prova voi vi troviate, vi toglie una parte della difficoltà, perché la matematica, come tante altre cose, è fatta di due cose. È fatta una parte dall'intuito, capire come risolvere il problema, dall'altra ci vuole il tecnicismo, la velocità nel fare il conto, nel risolvere, ok, devo calcolare questa derivata. Quindi da una parte devi capire cosa fare, dall'altra devi farla. Se uno fa esercizi e si velocizza su una parte, ha già risolto un sacco di problemi, perché innanzitutto quella parte la sa fare, magari la sa fare anche abbastanza velocemente e quindi ha più tempo anche per pensare al resto. Quindi, e questo poi si vede anche dopo, in particolarità quando uno fa ricerca, avere la parte tecnica semplifica perché voi vi dovete solo preoccupare della parte più concettuale. Però, niente, ho approfittato della domanda per fare una piccola divagazione. Però, sì, all'inizio è stata più dura, però ne valsa la pena. Allora, nel mio caso appunto, io iniziai al quarto anno di liceo. Iniziai a studiare per conto mio, cioè esisteva un sito che gestiva l'Unione Matematica Italiana in cui tanti ragazzi scrivevano problemi e soluzioni, quindi mi misi là a guardare come la gente postava i problemi, le soluzioni che poneva, sempre il solito concetto, all'inizio non si sanno fare le cose, bisogna vedere come gli altri hanno fatto a risolverlo per imparare, e imparare le tecniche, imparare i teoremi. Magari uno diceva, si risolve grazie qua usando il piccolo teorema di Fermat e così viene. A quel punto dici, e che cavolo è il piccolo teorema di Fermat? Adesso esiste Wikipedia, guardi l'enunciato, hai imparato cos'è l'enunciato del piccolo teorema di Fermat e sai fare magari anche te la prossima volta un esercizio che involve questo teorema. Quindi io partecipai agli ultimi 2 anni di liceo alle gare individuali, quindi andai al mio preside, la mia scuola non era neanche iscritta, gli chiesi, senta, io mi farebbe piacere partecipare, potremmo iscriverci. Accettò e quindi poi feci le gare fino a livello nazionale e quella fu una bellissima esperienza perché poi per me, soprattutto venivo dal classico, in cui tutti i miei compagni d'anno erano nel classico,
per la precisa ragione che odiamo la matematica, quindi cioè, parlare di matematica in classe sarebbe stato un insulto, non so, una bestemmia. E là incontrai ragazzi appassionati e quindi a Cesenatico le gare individuali con obbligati ragazzi, soprattutto che erano già all'ultimo anno e che si stavano preparando per entrare, per provare a entrare in normale, e quindi poi fu da lì l'inizio. L'anno successivo partecipai giusto alle gare a squadre a Roma Sapienza, che si organizzavano tra licei, però diciamo l'ho fatta solo una volta, per il resto ho sempre fatto le gare individuali nel mio caso. A me, ho sempre penso che la matematica possa essere, è molto buono quando si riesce a trovare qualcuno con cui ci si ha sintonia per studiare insieme. Nel mio caso, diciamo, proprio il mio giro di amici non era fatto di appassionati di matematica, quindi per necessità ero da solo. Però se qualcuno ha occasione di magari, e poi, vuol dire, pure all'interno del mio liceo, quando si faceva la gara a squadre con la squadra del liceo, sì, c'era gente che magari è un po' più appassionata, però devo dire non era la priorità. Quindi non ho mai trovato un buddy per queste cose. Però penso sia molto utile e molto bello, perché comunque, ritornando pure a parte difficoltà, frustrazione, ci si incoraggia, ci si impara molto più in fretta in due. Quindi se quando è possibile trovare una persona, tenetevela stretta. Allora, la realtà, tante cose stanno andando avanti. Rispondo alla domanda, mi sono pentito? No. Questo proprio attualmente penso... diciamo... No, ok, ora medaglia filza a parte. Sicuramente ci sono tante, sarebbe bello saperne molto di più di tante altre cose. Sono affascinato, magari a volte vado, quando ci fu la scoperta delle onde gravitazionali l'anno scorso, ci sono stati tantissimi seminari fatti in giro, vai, ti ascolti questi seminari, e sono di un affascinante mostruoso, chiaramente. Però poi... là sono dei benchmark, cioè ora ci lanciano chiaramente il loro miglior risultato, però voglio dire, ci sono migliaia e migliaia di fisici in tutto il mondo che lavorano nella fisica. Ora non esiste solamente che tu stai là e riesci a fare la scoperta, magari pure scoprire onde gravitazionali vuol dire anche stare non so per quanti anni là ad ascoltare sperando che arrivi questo segnale. Io la realtà è che mi sono accorto che per me la matematica era la cosa giusta, perché poi a me piace la stabilità della matematica, cioè la matematica è quella, o è vero o è falso, non è mi tirate fuori che esiste un'altra teoria dal nulla, quella non è le teorie non sono compatibili, no, matematica, abbiamo dimostrato il teorema, è molto onesta in questo, e questo devo dire, l'ho molto apprezzato anche a livello della comunità matematica negli anni. Comunque se uno ha dimostrato il teorema, ha dimostrato il teorema. Poi può piacere o non piacere, però l'ho dimostrato. E questo mi dà sempre un senso di tranquillità. La realtà è che poi sì, la tecnologia va avanti, però la matematica va avanti in verità anche grazie alla tecnologia, e la tecnologia va avanti grazie alla matematica. Voi siete per esempio nell'era post-Google, però voglio dire, Google è quel motore di ricerca oramai che piace tanto, in cui più o meno metto le parole chiave e riesco a trovarmi il sito giusto. E con buona efficienza, cioè se state negli anni 90 scrivete le parole chiave e non trovate mai quello che cercavate. Allora, potete trovare tanti siti online o chiedere in giro, comunque, ma online spiegano molto bene la matematica c'è dietro Google. Cioè Google è stato a capire come utilizzare concetti di matematica, catene di Markov, concetti di probabilità, per decidere come selezionare i siti. Non è una domanda banale, no? Cioè io cerco delle parole chiave e voglio capire qual è il sito che mi deve dare, che sto cercando. Cioè Google vi deve dare la risposta. Cioè, non sa cosa stai cercando, voi con un po' di parole chiave vi darà un sito che ha la risposta. Non è facile, perché non è che uno può dire, ok, l'algoritmo è semplice, metti le parole chiave, tutti i siti che hanno quelle parole all'interno sono quelli giusti. Ma sarebbe un po'...
magari mette delle frasi complete, però magari questo sito è un sito scritto da una persona completamente inaffidabile, che si è fatto un post da qualche parte, e Google in verità non ve lo tirerà fuori, perché l'idea di Google è che in qualche modo i siti hanno pure una gerarchia, un sito che è condiviso, a cui tanti altri siti puntano, vuol dire che è un sito in qualche modo affidabile, e quindi gli do un peso più importante di un sito scritto da una persona a caso, in giro per il mondo, che nessuno ha mai visitato. Quindi si tratta di inventarsi un algoritmo per selezionare i siti, capendo che c'è però un margine di incertezza, e quindi c'è un aspetto probabilistico, bisogna pure accettare un po' queste fluttuazioni, infatti magari il sito giusto non è il primo o il secondo, magari è il quarto, però non è un grosso problema. E la matematica, come la matematica di Google, sta andando avanti. Adesso per esempio ci sono tutti questi discorsi sulla intelligenza artificiale, big data, gestire... Questi sono problemi di matematica, se poi uno vede, cioè si tratta di capire come insegnare un computer a riconoscere immagini, per esempio. Recentemente ero in una discussione a tesi di dottorato, una ragazza a Zurigo stava studiando proprio questo problema per il dottorato, e una cosa molto interessante che ha raccontato come inizio della sua tesi è questo problema. Come insegniamo a un computer a riconoscere immagini? Ora, se voi cosa fate? Gli date migliaia e migliaia di immagini, il computer inizia a vederle, e gli si dice, ah, come ai bambini, no? Guardi la fotina, questa è la mucca, questo è il cane, questo è il gatto, e poi nelle immagini lui deve riconoscere gli oggetti. L'esempio classico in cui stanno cercando di girare, però ancora cadono, è che dopo aver fatto vedere migliaia e migliaia di immagini, si dà un'immagine strana costruita artificialmente e il computer cade. Esempio, prendevano una mucca e la mettevano su una spiaggia. Il computer restava completamente scioccato perché non ha mai visto una mucca su una spiaggia e quindi non riconosceva la mucca. E si tratta di capire come insegnargli, come fare, quindi devo iniziare a capire come confrontare immagini, come estrarre magari da un'immagine una parte dell'immagine. Nel mio caso sono rimasto abbastanza affascinato, ho visto che recentemente sono stati proposti dei metodi, sono articoli di matematica, che utilizzano il trasporto ottimale. L'idea è che pensare le immagini come composte da pixel e voglio trasportare i pixel di un'immagine su pixel di un'altra immagine in maniera più efficiente possibile per decidere più o meno quante le immagini sono vicine e da quello iniziare a confrontare le immagini. La matematica è anche questo, cioè quindi poi la realtà, la tecnologia va avanti ma la matematica resta indietro. Chiaramente uno può anche restare, cioè la matematica ha ampio spettro, uno può restare molto vicino alle applicazioni o decidere di guardare magari delle parti più astratte e così via. Però, quindi, ora, a parte della domanda posta in questo momento per me, no, non sono pentito e penso che ci sia è un ottimo momento. Ed è pure la ragione per cui oramai tanti matematici sono assunti anche in tante altre aziende, come dicevo, Microsoft, Google, Finanza, tantissimi, perché la matematica si può applicare molto bene. È chiaro che poi se uno... questa è pure una volta un po' le difficoltà della matematica, no? Provare a vendersi al grande pubblico è difficile perché... sono diventato famoso e si utilizza questa cosa che sono questo trasportista ottimale e quindi poi sembra che... per costruire... Cioè, trasporto ottimale è molto... il trasporto ottimale è una disciplina della matematica, una parte, matematica molto più ampia. All'interno del trasporto ottimale ci sono tantissime sottoaree, nel senso che c'è gente che studia il trasporto ottimale da un punto di vista molto applicato, per esempio nell'urbanistica. Voglio trasportare le persone da casa al luogo di lavoro, conosco la distribuzione delle persone perché conosco le abitazioni dove sono costruite, conosco le dimensioni degli uffici e devo capire qual è la maniera migliore di costruire infrastrutture. Questo è un problema di trasporto ottimale. Il trasporto ottimale avviene in biologia, perché la realtà è che la natura ha sempre i concetti ottimali, si può usare proprio per studiare e modellizzare fenomeni naturali. Per esempio, l'albero, uno ci pensa, un albero come è fatto? È fatto un bel tronco che poi si inizia a ramificare e poi continua ad avere sempre rami più piccoli fino ad arrivare alle foglie. E si vedono pure all'interno delle foglie queste specie di ramificazioni. All'interno della foglia c'è di solito una sorta di vena più grande e poi si divide in sottovenuzze. Che è la stessa cosa che avviene nel nostro sistema sanguigno. Se uno guarda, il sistema sanguigno non è che le nostre vene sono tutte uguali, ci sono belle arterie grosse che poi si ramificano. Perché? L'obiettivo è pompare il sangue dal cuore a tutto il corpo e bisogna trovare una...
il corpo lo fa in una, comunque in una maniera ottimale, cioè non vuole sprecare troppi chilometri di vene. La stessa cosa fanno gli alberi, raccogliere tutto il nutrimento nel tronco, tirarlo su e poi ridividerlo. Quindi la natura, in verità, noi impariamo tanto. Quindi esistono delle applicazioni concrete, e ce ne sono anche più avanzate, diciamo il trasporto ottimale, come dicevo, machine learning, intelligenza artificiale e così via. Io, la realtà è che nel mio caso ho studiato i problemi, se vuoi, anche abbastanza puri, nel senso che poi l'ho usato nel mio caso per studiare problemi bolle di sapone. Ora posso anche capire, uno dice ok, sì, rimaniamo un po' sull'astratto. La realtà, allora, ok, io faccio matematica pura ed è un po' la ragione anche per cui sono rimasto nell'ambito puro, cioè voglio dire, se ero più diciamo, motivato verso le applicazioni, potevo anche andare nel privato. La realtà è che sempre più il privato inizia a capire che anche lasciare libero il cervello può essere molto interessante. E c'è un secondo esempio, infatti, che ho, riguardo al trasporto ottimale, che è su qualcosa su cui ho lavorato, che riguarda la meteorologia. Negli anni 90 un meteorologo ha scoperto che in certe condizioni atmosferiche le nuvole si muovono in maniera ottimale. Ossia, se io guardo una nuvola composta come tante particelle a un certo istante di tempo e la riguardo tipo un secondo dopo e mi chiedo come ciascuna particella si è spostata dal primo istante di tempo al secondo istante di tempo, quindi queste due configurazioni di particelle, il cammino seguito da queste particelle segue una legge del trasporto ottimale. Scoperto questo, uno può cercare di lavorare sulla teoria del trasporto ottimale, cosa che ho fatto, per risolvere queste equazioni della meteorologia. Ci sono voluti, dalla scoperta di questo concetto alla soluzione, circa 20 anni. Ora, obiettivamente, se uno stesse sempre cercando le applicazioni immediate, magari non si sarebbe mai reso conto di questa connessione, perché poi questo è un meteorologo che lavora in un centro di ricerca, però. Quindi lasciare la gente libera di pensare e pensare un po' in grande può essere fonte di tante scoperte. E l'abbiamo già visto nella realtà di tutti i giorni, perché esempi che vi potranno, che potete anche trovare facilmente in rete o magari potete anche provare un po' a chiedere, perché sono per esempio legate alla teoria dei numeri. Se guardate in rete, guardate teoria dei numeri e crittografia. Crittografia è la base praticamente di tutto quello che noi facciamo nel quotidiano, perché ogni volta che andiamo su internet ci stanno, le informazioni sono mandate in maniera sicura. Ma stessa cosa quando voi mandate un WhatsApp, quando mandate un'email, qualunque cosa, non è che le possono essere nascoste. Su cosa si basa la crittografia? La crittografia è un concetto molto affascinante, nel senso che si basa sul concetto, sull'idea di fondo che magari io e te ci vogliamo scambiare delle informazioni, però qualunque cosa noi ci diciamo, c'è una terza persona che ci può ascoltare e può sapere tutto quello che noi ci diciamo, e ciononostante ci vogliamo mandare io e te delle informazioni in maniera sicura. Per esempio, io voglio avere da te i tuoi numeri della carta di credito perché mi serve per fare un acquisto e tu sei generoso e mi vuoi fare un regalo. Al che tu sei d'accordo a darli a me, ma non li vuoi dare a nessun altro. Ora immagina che noi partiamo dal concetto e tutto quello che noi ci diciamo c'è una terza persona malvagia che ascolta tutto. Come facciamo? E non abbiamo modo neanche di mandarci messaggini dietro a un certo punto e dire ah, non posso neanche dirti, guarda, fai così, prendi i numeri della tua carta di credito, aggiungi uno a tutto e dammi questo numero, poi io so che devo togliere uno a tutti i numeri della tua carta di credito e ritrovo i tuoi numeri. Non posso dirlo, non va bene perché ti dovrei dire questa cosa, ma la persona ci sta ascoltando, quindi sai esattamente. La crittografia si basa sui numeri primi ed è basata sul concetto che io ti dico, ok, prendi i tuoi numeri della carta di credito, fai un'operazione aritmetica che ti dico qual è, e poi dammi il risultato dell'operazione aritmetica che tu hai svolto. Io so come invertire quell'operazione aritmetica. Questi sono termini basati su teoremi, sono dei risultati di aritmetica e teoria dei numeri primi. E il problema è che chi ci ascolta non sa invertirla quell'operazione. Non è come moltiplicare e dividere così facile. Sono operazioni aritmetiche in cui è molto facile farne una, ma è molto difficile fare l'inversa. Richiede un sacco di tempo, numericamente. Quindi ci sono operazioni che sono asimmetriche nel tempo di computazionale per svolgerle. Quindi magari di solito noi siamo abituati a operazioni abbastanza simmetriche. Il tempo che ci mette a sottrarre è lo stesso che ci mette a aggiungere. Però se mi baso su questo concetto, posso farti fare questa cosa, io so invertire l'operazione, chi ascolta
non sa come invertirla, ci deve mettere un sacco di tempo perché deve fare un sacco di conti col computer prima, e nel frattempo ormai io ho già fatto tutto quello che devo fare, abbiamo già fatto le transazioni e magari abbiamo già annullato la tua carta di credito e quindi il problema è risolto. Questi sono teoremi della matematica, dell'algebra, del 1600, applicati da, nel concreto, nella crittografia alla fine degli anni 70. Se nessuno avesse trovato questi teoremi astratti di algebra, non avremmo la crittografia. Se nessuno si fosse reso conto nel 1800, Fourier si rese conto che quando noi parliamo, il suono, noi ci parliamo, no? Cos'è le parole? Sono i nostri suoni, sono vibrazioni nell'aria. Fourier si accorse che ogni suono, arrivò a questa scoperta matematica, che ogni suono, quindi ogni vibrazione, si può scrivere come somma di vibrazioni elementari. Cioè una somma di voi avete, alcuni di voi avranno fatto trigonometria, seni e coseni. Ogni vibrazione si scrive come una somma di seni e coseni, con però varie frequenze, quindi cioè, dovete usare seno di x, seno di 2x, seno di 3x, seno di 4x, tutti questi diversi numeri, però poi basta, non ne servono altri. Cioè fate tutte queste questi seni, funzioni elementari, seno di x, seno di x, seno di 3x, fino all'infinito, stessa cosa con i coseni, e con quello ricostruite tutti i suoni. Quindi, scoperto questo teorema matematico, se noi vogliamo registrare quello che ci stiamo dicendo adesso in un computer e poi magari riascoltarlo, cosa succede? Il microfono registra la vibrazione, viene trasformato in un segnale digitale che ti dice: ah sì, ci ho sentito che c'era un seno di x, 4 seno di 2x, 2 seno di 3x, dice per ciascun seno quanto ce n'era in intensità, lui capisce, lo trasforma. E quindi l'unica cosa che fa il computer o il generale digitale è ricordarsi i numeretti. C'era un 1, un seno, 3 volte il seno di 2x, 4 volte quello, quindi una serie di numeretti. Se li colleziona, non servono neanche tutti perché il nostro orecchio non può ascoltare tutte le frequenze, quindi in verità ne butti via un sacco, ne devi tenere solo un certo numero finito. C'hai questa collezione di numeri e da questi numeri ricostruisci poi il suono quando lo elabori, per esempio, col computer. Questo è un teorema matematico del 1800. Ed è come funziona tutta la nostra tecnologia, dai suoni alle immagini. Quindi, sai, la matematica, uno poteva dire a Fourier, ma che ci fai queste vibrazioni? Non c'era lui, non stavamo qua. Quindi a me piace, io appunto mi diverto con matematica pura, però voglio dire, la matematica pura ha dimostrato che poi può portare a scoperte rivoluzionarie. E lo vediamo comunque sempre di più. Quindi io al momento non mi voglio appropriare di dire no, con i miei risultati si farà rivoluzione del mondo. Diciamo, ho ricevuto un premio per la matematica dato da matematici, quindi siamo all'interno di una comunità pura che apprezza dei teoremi puri. Poi quello che succederà nel lato applicativo non lo so, però diciamo io sono contento, il punto è per noi matematici è far progredire la matematica come entità, come teoria. Con l'idea che comunque la matematica può fare del bene, può portare del bene, portare dello sviluppo dopo. Però comunque bisogna dire, noi siamo mossi dal senso della conoscenza, prima di tutto. No, la realtà è che noi ricercatori, noi professori nel mondo accademico, insegniamo anche, però per esempio esistono anche posizioni che sono solo ricerca, per esempio ne esistono tante in Francia, pure in Italia, nel CNR. Ora, la realtà è che la maggior parte di noi fa insegnamento. Ora, cosa vuol dire però? Ogni sistema è diverso, cioè, ogni paese funziona diversamente, però per dire, io al Politecnico di Zurigo insegno, i miei studenti sono... Se insegno dal primo al terzo anno sono ingegneri, dal quarto alla specialistica sono matematici e insegno in media 3 ore a settimana. Quindi diciamo il resto del tempo ho il mio tempo di ricerca. Quindi poi questo non è così dappertutto, cioè nel senso poi capiamo, in molti sistemi magari uno arriva a 6 ore a settimana, però diciamo l'idea non è mai che magari uno può pensare al liceo 18 ore di lezione frontale a settimana, anche perché da una parte innanzitutto richiede molto più tempo preparare una lezione,
In ogni caso, d'altro canto, il nostro lavoro non è solo questo, cioè la ricerca è una grossa fetta del nostro lavoro, quindi si fa entrambi. E per esperienza mia, in verità, poi l'insegnamento è una delle parti migliori da accoppiare alla ricerca, perché poi la ricerca è un lavoro anche molto individuale, in ogni caso, come dicevo, un lavoro in cui non sai veramente dove vai, nel senso che provi e non sai se riuscirai. Nella didattica, per fortuna, di solito insegna in maniera che sai, quindi è molto più da molte più soddisfazioni, perché arriva a lezione, finisce a lezione, ho saputo cosa dire dall'inizio alla fine e gli studenti hanno imparato qualcosa. Quindi diciamo per il mio senso di buon civico, di buon cittadino, mi sento molto meglio perché mi sento più utile. Con la ricerca comunque, quando magari sono periodi più difficili, ti senti a un tale uno stipendio e non riesco a scoprire nulla in questo periodo. Quindi è giusto, io la didattica comunque la consiglio sempre un po', è un'ottima cosa. No, allora, con passioni, ho sempre avuto, diciamo, ho avuto altri passatempi. Passione matematica più altri passatempi, quindi fino al liceo ero molto, in generale mi piaceva molto lo sport. Sempre stato molto appassionato per lo sport, devo dire che poi entrato in normale i primi anni era un po' dura, non avessi molto molto tempo per questo, quindi un po' di sacrifici pure da quel punto di vista l'ho dovuti fare. Mi è sempre piaciuto molto giocare a calcio, stavo lamentandomi oggi a pranzo con i colleghi che purtroppo attualmente mi passano degli anni, nel senso che poi quando inizio a giocare con i ragazzini 95 90, del 98 ci hanno fiato che non ho più e quindi ti senti già vecchio, quelli corrono. E no, poi in generale magari ho sempre avuto hobby, mi piace sciare, mi piace andare in montagna, è sempre buono, nel tempo sempre di più ho apprezzato il fatto di capire come staccare, perché poi il rischio certe volte, molto in almeno quando uno ha una passione molto forte e non riesce a staccare sempre il cervello, e questo però alla lunga non sa che fa bene, perché bisogna anche un po' svuotare e ripartire, un po' come un reboot del computer, perché magari certe volte lavoriamo su un problema e ci lavoriamo a fondo, però ci ritroviamo un po' come dire, abbiamo preso la via sbagliata, quindi andiamo come treni e continuiamo a sbattere contro il muro. Quindi cercare di prendere dei momenti, per esempio, come so, dire il weekend, magari il sabato rispondo alle mail, la domenica me la prendo completamente di riposo, svuota la testa. Un'altra cosa che cercavo di fare è seguire il calcio, poi diciamo ora a Zurigo sono riuscito a fare di meno. C'avevo a Austin, avevamo la S Roma Austin Fan Club. Sono riuscito a contrattare un sacco di romanisti a Austin. Ora è meglio che non guardo troppo la Roma, perché quando è arrivato Ronaldo il campionato è chiuso, però insomma è buono avere degli hobby, altre cose, però diciamo altre passioni proprio, come può essere stata la matematica per me, no, non c'è. C'è una domanda là. Buonasera, dicevo, la sua ricerca si basa principalmente su curiosità, su spinte personali magari di risolvere problemi che magari non sono stati risolti da altri personaggi o persone così, o cioè nel senso cos'è che la spinge a cercare risposte a problemi, cioè principalmente poi. Allora, diciamo, il punto è che sempre un po' questo spirito della conoscenza, no? La matematica, poi il primo problema che uno potrebbe dire è, per esempio, questo qua, a me questo è un problema che piace, cioè ti dico, secondo me tra tutte le figure nel piano, il cerchio, diciamo il disco, è quello che è la forma migliore per racchiudere più area possibile a perimetro fissato. Ok? Sembra ragionevole. A quel punto potrei dirti, sarebbe bello dimostrarlo. A me, se uno mi dice, cioè, da studente, mi sembrava, cioè, quelle cose intuitive che dici, ok, ma siamo sicuri, non è che ci siamo persi qualcosa, perché poi il matematico è uno spirito critico, no? Cioè, vede le cose e dice, sì, sembra molto ragionevole, però una cosa è sembrare, una cosa è avere la certezza.
e sarà così e sarà sempre così. Quindi io sono sempre rimasto molto attratto da problemi, come dire, che mi sembrano affascinanti. Il problema è questo è personale, cioè poi è la ragione per cui poi all'interno della matematica abbiamo così tante sottoaree, cioè l'algebra, la geometria, l'analisi, cioè le persone studiano per esempio l'algebra, cioè dei numeri o quello che è, sono attratte da questioni legate per esempio alla teoria dei numeri, numeri primi, come sono distribuiti i numeri primi. Persone magari più legate alla geometria o all'analisi possono chiedersi, ok, come si dimostra una cosa del genere? Ma è vera? Prima di tutto, magari è falsa. O stessa cosa, qual è la maniera migliore di fare un trasporto? O tante altre questioni di questo tipo. Questo è personale. Io ho sempre scelto i problemi con un po' di equilibrio. Da una parte quelli che mi affascinavano, però tra quelli che affascinavano cercavo anche di rispondere a domande che mi sentivano, cioè, diciamo così, alcuni possono essere molto curiosità personali, altri li vedi che sono problemi più strutturali. La scelta del problema è un problema difficile, nel senso che poi cioè non è una cosa che tu sviluppi da niente, nel senso che i miei studenti di dottorato, dopo che sono già laureati, triennali, specialisti, vengono da me per avere un problema, cioè non è che loro sanno su cosa vogliono lavorare. Io magari inizio a fargli dire, ah guarda, c'è questo problema, prova a leggerti un po' di questa letteratura e fammi sapere che te ne pare. E magari dicono, ah sì, mi sembra interessante, o ah sì, boh, ma non sono sicuro che sia veramente il mio, mi piaccia veramente, non è che c'è qualcosa di più geometrico o meno geometrico, o più di questo tipo, o con un po' di probabilità, o quello che è. E a quel punto uno ti fa il tiro. Però vuol dire, riuscire a capire che problemi ci piacciono fa parte del processo di maturazione, non è facile. Cioè, io da studente ho veramente cercato di studiare magari tante... Ho capito relativamente in fretta che mi piaceva più l'analisi, però poi all'interno dell'analisi quale direzione andare ho dovuto esplorare molto. Quindi non c'è neanche una ricetta né una vera risposta. Perché ti piace più un Picasso o un Van Gogh? È personale. Però diciamo sono rimasto anche molto pragmatico nella scelta, cioè cercavo dei problemi che poi pensavo anche che non solo per me ma almeno la mia comunità ritenesse interessanti. Però questo lo scopri col tempo, cosa la comunità pensa di te. All'inizio ti devi affidare a un maestro, un relatore, qualcuno che ti segua. Nel tempo poi inizi a seguire la tua linea di ricerca. Allora, si scopre o si inventa? Io ho una questione, certe volte mi ricordo quando ero giovane, qualcuno mi disse che io ero, tra i matematici ero molto ingegnere, ho una visione molto pragmatica, devo dire, poi questa chiaramente è un po' filosofica e molto personale, quindi la mia risposta la sia il tempo che sto, nel senso poi io dico una cosa, altre persone potranno dire va. Per me la matematica è comunque qualcosa che è stato un strumento creato nel tempo dall'uomo per descrivere la natura. Quindi in qualche modo uno mette magari nel caso del geometria euclidea, uno mette degli assiomi perché gli assiomi sembrano naturali e dimostra il teorema di Pitagora, okay? Bisogna stare molto attenti perché poi la realtà è che noi ci lasciamo ispirare molto alla natura, perché se uno guarda il teorema di Pitagora, il teorema di Pitagora sì, cioè se io ora disegno un triangolo rettangolo, abbiamo facciamo dei quadrati costruiti sui pianeti, guarda, e per esempio sappiamo anche che la somma degli angoli interni è 180 gradi, sembra molto ragionevole, quindi pure nel universo parallelo magari è la stessa cosa. Però se io prendo la Terra, la mia cara vecchia Terra, la sfera, no? Ok, qua c'è il polo nord. Prendo un meridiano, Greenwich, scendiamo giù fino all'equatore. Ho tracciato un lato di un triangolo. A questo punto, arrivato all'equatore, giro un pochino lungo l'equatore per 2000 km e poi ritorno al polo nord. Allora, questo è un triangolo sulla Terra. Quant'è quest'angolo? Sono arrivato qua e ho girato a 90 gradi. Quant'è quest'angolo? Sono arrivato qua e ho rigirato a 90 gradi. Ops, 180 già qua. Più questo. Più
quindi la somma di triangoli, la somma di angoli interni di un triangolo potrebbe non fare 180, potrebbe essere di più, perché questa non è geometria euclidea, non siamo più nel piano, siamo sulla terra. Stessa maniera, se uno prova a fare il teorema di Pitagora, c'è qualche problema. Quindi il matematico cerca di trovare delle strutture, diciamo, arrivare a una concezione, cioè la matematica, il matematico inizia a sviluppare prima la matematica della geometria euclidea, poi magari una geometria più generale, le varie geometrie non euclidee, proprio per modellizzare situazioni di questo genere, in cui magari dei teoremi che sembrano ovvi non sono più veri e così via. Quindi, però, l'abbiamo create perché l'abbiamo vista. Quindi io penso che in fondo, in qualche modo, noi sviluppiamo la matematica spinti anche un po' dall'esperienza, da quello che ci circonda. Penso che un mondo diverso, magari se faremo una matematica diversa, svilupperemo partendo da direzioni diverse. Quindi questa è la mia visione. Una che mi ricordo, che mi era piaciuta, ero forse al primo liceo, il Courant and Robbins. Che cos'è la matematica? Penso che quello sia un classico. Consigliato penso, magari già da tante persone, vedo che gente ammisce. Quello mi piacque molto. Non sono mai stato un grande lettore, quindi poi non è che ne abbia approfondito tantissimo, però quello lo lessi con molto piacere. Vedendo semplicemente questa, poi il punto è che io conosco bene il mondo matematico, magari e molto meno il mondo fisico, quindi poi magari posso sbagliare. Io una cosa che sto notando molto è che oramai i matematici sono assunti al di là delle loro conoscenze in matematica. Mi spiego, il matematico comunque nel corso dei suoi studi sviluppa una forma mentis che è molto apprezzata ormai nel mondo del lavoro. Quindi, quando uno io conosco tanta gente, magari sta facendo un dottorato, ma di quello tiene un dottorato in matematica, gli arrivano offerte, o i amici che hanno fatto pure il postdoc, quindi hanno fatto laurea in matematica, dottorato in matematica, tre anni di postdoc, poi sono andati a lavorare a Google in alternanza, con conoscenze del mestiere, zero. E li hanno assunti perché hanno visto delle persone che però, quando poi gli dai i concetti di base, cioè il matematico va una cosa, ok, quali sono le definizioni, cosa vuoi sono i concetti di base, metti là, metti insieme, però poi incamerati i concetti di base ha un approccio ai problemi che piace, cioè tira fuori l'idea giusta, ma gli intriga magari ottimizzare dei procedimenti, tante cose. Quindi l'unica cosa che ho visto sempre di più nel mondo del lavoro è che è molto apprezzata la versatilità della mente matematica. Non è detto però che un fisico non possa avere la mente matematica, cioè magari ti fa una formazione in fisica uguale e poi vai nella finanza, ne sai tanto quanto in matematico, zero, però è chiaro che poi se cerchi lavoro nel mondo accademico, ma il mondo accademico in realtà è che poi se uno guarda le definizioni di dipartimenti sono abbastanza comparabili, non è almeno l'esperienza, non ma guardo la stessa in Italia, però voglio dire se pensa al dipartimento di fisica che c'è in Texas o all'ETH, siamo abbastanza simili come dimensioni, anche perché poi i matematici devono insegnare matematica a tutti. Matematici, fisici, ingegneri, quindi matematici sono sempre richiesti in tutte le università, perché sennò nessuno si forma. E quindi sicuramente almeno nel mondo accademico tanti quanti.